Sì, io penso proprio di sì. Volevo raccontarvi una cosa, ragazzi, una breve storia vera. Qualche tempo fa, qualche anno fa, un paio probabilmente, se la mente non mi inganna, succede che incontro all'inizio dell'anno, faccio un incontro all'inizio dell'anno con i genitori e chiedo ai genitori di non venire agli allenamenti, soprattutto all'inizio, perché voglio creare distacco, di quello che non dovevano fare sostanzialmente, no? Quindi, presente Marco, quei pre-colloqui, quei pre-stagionali che facciamo adesso, bene, facevo la stessa cosa in maniera un po' diversa perché dicevo solo cosa non dovevano fare, però vabbè, ci stavo migliorando, ecco. Che cosa succede? Che mi Questo trovo appunto. per far capire a tutti che comunque le cose che raccontiamo è perché ci siamo già passati Sì, e stiamo cercando no, di vorremmo non farlo. Facci passare voi, farvelo ecco. fare. Ecco. Esatto. La questione, dicevo, è che arrivo agli allenamenti tutte le volte, a tipo a mezz'ora prima dell'allenamento, vedo questa mamma che continua sempre a venire. Rosy, che saluto, ogni tanto ci segue. Che continua sempre a venire, dico, ma che palle, cioè questa qua sarà una di quelle. No, ho detto una parolaccia, vabbè, non dico la seconda, sarà una di quelle che rompe le scatole, per essere elegante. E quindi gli intimavo di non venire, no? Lei diceva, no, va bene, Certo. ok. Allora cominciava a mettersi dietro, a venire un po' più tardi, a non farsi vedere, no? Mettersi sulla tribuna, una volta a vedere sulla tribuna, dicevo, mannaggia, chissà, sa quanti problemi dà. Bene, questa genitrice è diventata mia amica dopo l'anno concluso e ho ancora rapporti con lei perché... In realtà lei veniva perché voleva capire qual era l'ambiente per suo figlio. Cioè, loro da genitori non pensavano che il calcio potesse dargli quello stimolo positivo come uomo. Loro avevano mandato il figlio perché a lui piaceva immensamente giocare a calcio, però non credevano che il mondo del calcio fosse il suo. E Certo. insomma... Se non avessero trovato me, non perché io sia bravo, ma perché evidentemente ho fatto qualcosa per loro e per il bambino soprattutto, che porto nel cuore, facendo qualcosa e facendo capire loro che quello era il contesto giusto, anzi più che il contesto che io ero la persona giusta, allora ha funzionato, no? Ma se tornassi indietro, non dubiterei più del fatto che altre persone possano essere come lei, che altre persone si mettono in mezzo solamente e semplicemente per lo scopo più pregevole di questo mondo, cioè fare del bene per il proprio figlio. Esatto, tu pensa quanto valore in più non hai avuto perché sei partito prevenuto e non hai gestito al meglio questa persona. Tu pensa quanto poteva darti, no? Certo.